Siamo qui con Giglio dello Sporting, 3-2 per voi, partita bella, equilibrata, voi un po' rimaneggiati, manca il vostro capitano. Il nostro bomber, sì. Vabbè, ce la stiamo giocando, meglio di volevamo perdere la tavolina, invece siamo riusciti a venire anche con l'aiuto di Enzo Montagna e ce la giochiamo come viene via. Vabbè, si bocca per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i giocatori del Manchester City di Crosta. Un primo tempo non brutto, un buon primo tempo, troppo distratto in difesa però. Sì, ma l'ultimo gol è colpa mia che ho sbagliato il passaggio e ci ho dovuto tenere palle, non l'ho fatto, quindi mo cerchiamo di giocare bene, cerchiamo di recuperare la partita. Va bene, si imboccola per il secondo tempo, però se inizia la seconda parte del gioco, sono davvero ciao ragazzi. Vai. Siamo qui nel finale di partita che vi sta affrontarsi lo Sporting contro il Manchester City. Partita finita 6-3 per lo Sporting. Siamo qui con Gervasio, a quale diamo la medaglia di MVP. Grazie. Achille Isernia del Manchester City purtroppo uscito sconfitto. Una partita equilibrata, bellissima per il primo tempo. Un secondo tempo dove ci credete, sul 3-2 del finale del primo tempo siete riusciti ad acciuffare il pareggio, poi calo fisico, concentrazione diciamo un po' falsata, lo Sporting ha incominciato a spingere, è arrivata la sconfitta, 6-3. Sì, innanzitutto faccio complimenti agli avversari perché sono di gran lunga la squadra più forte del girone che finora abbiamo incontrato. Poi purtroppo eravamo anche un po' rimaneggiati. Parlo principalmente per livello tecnico della squadra, mancavano gli elementi migliori. Non fa giocare a 6 senza far girare il pallone è difficile. Abbiamo provato a giocare di ripartenza, ci è andata bene per una quarantina di minuti, gli ultimi 10 siamo crollati. L'ingaggio di Arcangelo è stato positivo questa sera, vi ha salvato più volte, ha giocato una buonissima partita. È stata un'ottima partita, purtroppo sono altre cose che non sono andate. Tra l'altro abbiamo anche giocato al massimo perché penso che di meglio non potevamo fare. Ci avevamo creduto perché dopo aver fatto il 3-3 speravamo che potesse finire così, purtroppo ne abbiamo presi altri 3, però siamo comunque soddisfatti. Sapevamo che oggi giochiamo con una squadra molto più forte di noi, che col discarto non sono nemmeno così tanti. Va bene, bisogna salutare qualcuno? Noto la squadra e chi non è potuto venire oggi per impegni diversi, più importanti. Allora per le prossime. Per lui. Andiamo ora da Gervasio. Gervasio, uno Sporting rimaneggiato, un primo tempo non da Sporting secondo me, un po' a rilento, poco motivati, anche poco concentrati su far girare la palla. Poi un secondo tempo, nella seconda parte proprio del secondo tempo è uscito il vero Sporting, che ne ha fatto girare tanto palla, più veloci e aggressivi sotto porta come sempre. Questo è vero, diciamo, ovviamente che la prima frazione ci dovevamo un po' riscaldare un po' meglio. Questo è vero, non abbiamo giocato come al solito, però il secondo tempo ci è andata bene. Abbiamo giocato come hai detto tu, da Sporting, abbiamo fatto una grande partita. Il portiere avversario ha dato un po' filo da torcere, ha giocato una buonissima partita. Tu hai provato a calciare, diciamo, quasi ovunque, inquadrando sempre lo specchio o quasi. Una buona prestazione da parte tua. Forse un po' sottotono la retroguardia che questa sera poteva fare qualcosina in più secondo me. Vero, ti do ragione, potevamo fare qualcosa di meglio, un po' di attenzione in più. Il portiere era molto forte, ti cambio i complimenti anche a Manchester City, sono una buona squadra. Bene così. Va benissimo così. Vorrei ringraziare a Enzo, adesso non mi ricordo il cognome, che ci ha dato una mano questa sera, ringrazio lui. E non ci credeva, non ci servono alibi, anche se non c'erano due nostri compagni. Però diciamo che la squadra è forte deve giocare con o senza grazie. Qualcuno diciamo degli elementi fondamentali di questa squadra. Non senti, a chi vogliamo dedicare questa medaglia? Ah, diciamo ai due che mancavano, a Greco e a quarto. Va benissimo, grazie, allora, Crepi. Ciao ragazzi.